Sol sol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Adanai e oggi torniamo con la Zodiac Challenge. Siamo qua in un bel parco quest'oggi, visto che lui ha completato tutte le cose che doveva fare per lavoro. C'è anche quest'uomo che deve essere il padre di qualcuno dei bambini, ha organizzato una giornata per i piccoli, facendo appunto una giornata per toddler, per bebè. E vorrei leggere ai bambini adesso, che lui si è portato il libro da casa, una favola, una fiaba, non lo so, magari la favola di Bambi, mi piace l'idea, e legge ai piccoli. Ecco, lui sta crescendo benissimo, non è più tanto piccolo, va bene. E lui è il padre di uno di loro, evidentemente, quindi quando poi avrai letto magari fai una presentazione amichevole. Facciamo una cosa, no, non lo posso aggiungere al gruppo, va bene, lui, vabbè, ormai teniamolo. Venite qua piccoli, che lo zio Zach vi racconta una bella storia su un cerbiatto molto molto dolce e tenero. Dai piccolina Mari, per vieni. Ascoltate la storia, non essere triste, adesso ti diverti. Guardateli tutti qua attenti che ascoltano, mi piace questo momento. Poi loro e il weekend andranno da sua madre. Il ragazzo, immaginate, sono passati dei mesi, quindi la madre in tutto ciò si è trovato un nuovo compagno. Poi parlate anche con i bambini, perché vorrei che faceste conoscenze. Aspetta, scusami, parla con lei, parla con il semestraneo, lei è una, questa biondina qui è una loro compagna, è una sua compagna d'asilo, e quindi c'è già amico. Tu prepara poi il cibo, perché i bambini hanno anche fame. Quando hai fatto qua vieni a fare una presentazione amichevole con lui, perché ci mancano, dobbiamo fare quattro buone amicizie al di fuori del club. Noi al momento l'abbiamo solamente con i genitori. Questa non so chi sia, c'è un'amicizia, e beh, Maribel e Mattias e Giuliana, ecco, ok, quindi abbiamo tre buone amicizie, ce ne manca una. Dove stai andando? Perché sei venuto qua? Ma era tuo il libro, vabbè, ci siamo persi il libro. Ok, allora, mentre lui cucina, magari i bambini potrebbero venire a creare molte sculture di sabbia. Tu presentati un attimo a lui, così vediamo di farci amicizia. Spoiler alla prima stagione, bastardo, no dai, non lo fare. Vieni qui a preparare da mangiare per tutti, facciamo cosa può essere adatto a dei bambini. Vabbè, un frutto grigliato. Quindi smetti pure di parlare, tesoro. Lei è incinta, molto incinta. Qui manca la carta d'apparati, molto bene. Vabbè, pazienza. Voi ragazzi create le sculture di sabbia, dai. Oggi tra l'altro è anche un po' caldino. Tu potresti cambiarti il vestitino e indossare quello per il caldo, che non credo sia questo. No, infatti, metti questo. Dov'è il tuo fratellino? È qua. Tesoro, vai là a giocare con loro. Dai, partecipa alla costruzione della scultura di sabbia con questa bambina. No, guardate che carini. Maribel, fatti vedere. Guardatela, ma è dolcissima la mia piccola Maribel. È veramente bellissima. Sono stato un imprevisto, però devo dire che mi sono molto affezionata a questi gemellini. Piccolotto, vieni qua, Mattias. Dai, basta parlare con lei. Cioè, puoi parlarci, ma vieni a giocare anche. Allora, tu mi piacerebbe che, al di là di dare da mangiare a tutti, non hai una macchina fotografica. Eppure ce l'avevo, te l'avevo fatta, te l'avevo data. Forse l'ho rivenduta, sì, mi sa di sì. Allora, vieni qui a giocare. Posso chiedere a papà di invita a costruire la scultura di sabbia. Vai, vai a costruire la scultura di sabbia con tua figlia. Poi mangiamo il cibo, ragazzi, Tu, possiamo invitare anche lei, che è piccolina. È sola, stava andando qui da lui. Va bene, ok. Oh, guardateli.
Dai, alla fine Zack se la sta cavando piuttosto bene. Un bravo papà. Dov'è Mattias? Ma amore! Guardatelo, mi sembra proprio una piccola birba. Secondo me a lui piace questa bimba. Dove stai andando? No, sta iniziando a piovere. No, che peccato. Prendo una porzione insieme. Mangiate tutti, per favore. Che qui ci stanno rubando il cibo. No, ecco, la pioggia non ci voleva, ragazzi. Questa proprio sta rovinando tutto. I bambini si stanno prendendo l'acqua e non è una cosa molto buona. Guarda, tu parla un attimo con lui nel frattempo, riscusi dell'umore stressato e poi magari viene a sederti qui. Lei deve essere la madre. Sì, Summer Elmore credo sia la madre di qualcuno. Cavolo, è proprio un temporale, no? Qui bisogna interrompere in anticipo. No, vabbè, però che scocciatura. Vabbè, facciamoli mangiare e poi assolutamente andiamo a casa. Siamo tornati a casa. Purtroppo c'era un tempo veramente pessimo. I nostri animali sono qui. Vieni qua, andate tutti in casa, per favore. Perché lei ha il cuore spezzato? Ma perché ha il cuore spezzato? Un estraneo, un pericolo. Scusa, che tratto hai? Cioè, cos'hai? Sei viziata? Vabbè, ok. Va bene, non ha niente di particolare, è solamente viziata. Non lo so, non gli piaceva parlare con gli estranei. Per favore, guarda, cambiati gli abiti, togli i vestiti bagnati. Ciao piccolino, che problema c'è? La lettiera? Ce l'hai la lettiera qui? E ragazzi, i bambini li abbiamo mandati dalla madre, perché giustamente, insomma, devono stare anche con lei. Quindi questo weekend li tiene Yasmin, i piccoli. Fuori qua che tempo fa? Non sta piovendo, quindi potremmo anche andare a portare lui a spasso. Sì, dai, facciamoli fare una passeggiata. Magari andiamo a fare jogging. Appena il piccolo ha finito di mangiare. Ci sei, Jax? Andiamo a fare jogging, dai. Lui si godrà questo weekend da solo, senza i piccoli. Secondo me in parte gli mancano pure, in realtà, alla fine. Scusate ragazzi, il cellulare, abbiate pazienza, messaggi, dovrei mettere il silenzioso ma a volte bisogna sentirlo. Ok, quindi andiamo a fare questa corsa e ci rivediamo tra poco. Perdite... Cacchio, è morto un genitore! Perdita in famiglia per aver perso un genitore! No, Elizabeth è morta! No, ci resto malissimo! Eccoci, è bomba triste. È morta Elizabeth, non ci voglio credere. Allora, è tornato a casa, sta chiamando suo padre per invitarlo qua per stare un po' insieme, anche se sono 11:20, però... Cioè, volevo un attimo, voleva giustamente consolare suo padre. Poi dobbiamo un attimo anche fare la lavatrice, perché abbiamo i panni sudici, c'è un disordine in questa casa imbarazzante. Cos'è che non... perché non la puoi usare? Allora, lui sta facendo anche le pulizie in casa perché ne ha bisogno. No! Oh mio Dio! No! L'abbiamo invitato qui per consolarle ed è morto anche lui, vieni qua! Dai, veloce! Non ci posso credere, pure lui! Special guest di questo episodio, ragazzi, il tristo mietitore che miete vittime a non finire. Che gioia, allegria. No, non ho parole. Non ho, no, lui, guardate lui, è tristissimo. Beh, come facciamo a dargli torto, cioè, povero. È morto anche suo padre. Non si sono nemmeno goduti i gemelli. Ma porca miseria. Vabbè ragazzi, intanto rilasciamo tutti i fantasmi. Io lascio solo gli animali. Incidiamo l'epitaffio, vorrei che fossi qui. Papà. Pa.
Poi vorrei prendere anche l'urna di... Cavolo, l'ho tolto il fantasma, non la piglio più. Vabbè, pace all'anima. Mettetela qui e a questo punto dobbiamo andare. Cosa fai? Rimprovera il mio gatto? Vabbè, abbraccia lui, lui è ispirato, invece resta triste. Vabbè, strano modo di reagire. È luna di notte, io ragazzi credo che lui adesso... Oh, piccolo... Spazzola anche il cane, che è più triste il cane di te che se invece al contrario sembri molto ispirato alla morte dei tuoi, rincuoralo per favore. E poi magari, cioè che tristezza, abbraccialo, dai piccolo. Oh, adoro i cani quando li abbracciano. Allora, vabbè, tu prima di dormire finisci qua di sistemare le cose, lavami il bucato. E ragazzi, è mattina, lui è tristissimo, ovviamente. È qui che piange, disperato per la perdita dei suoi genitori. È stato veramente sfortunato. Lui oggi avrà un incontro importante con la tipa dell'eredità. Quindi, intanto però... Sono le 3 di notte ancora, quindi poi dormi per favore. Si è svegliato per piangere, sto Risto. Vabbè, vai prima in bagno. No, vai in bagno. Poi volevo vedere, Jack, scusate, non c'entra niente. Il benessere è solo a 4, dobbiamo aumentare il benessere assolutamente. Però vieni a dormire prima. Ok, abbiamo appena dato da mangiare cuccioli. Anche lui ha fame, quindi... Non avrà voglia di fare un granché, quindi secondo me si mangerà solo dei cereali, molto semplicemente. Abbiamo solo livello 4, dobbiamo assolutamente aumentare l'abilità benessere, perché dobbiamo massimizzarla per vincere la sfida. Quindi vabbè, tu intanto mangia. Fatti anche uno skincare daily treatment, perché vedo che hai il brufolo proprio sulla punta del naso ed è ghiacciante. Quando hai fatto, mio caro, vieni qua, ti lavi i denti... E fai un po' di meditazione, tanto ancora, scusatemi ragazzi per i messaggi, metterò il silenzioso, tanto ancora non ha l'appuntamento con la... E lasciamolo qui in meditazione, ci rivediamo dopo appena lui avrà terminato. Durante la meditazione a Zachary McLean è venuta in mente un'idea per una nuova barzelletta esilarante, la sua abilità di comicità è cresciuta. Sì, ok. Comunque siamo arrivati anche al livello 5 del benessere, che è quella che mi interessava poi di fondo. Ok, direi che possiamo smettere di meditare, è quasi mezzogiorno, hai meditato abbastanza. Aggiornano stato sui social network, vabbè, in realtà si starà mettendo d'accordo con la ragazza, eppure avevi il computer, perché non ce l'hai più. Non è che l'ho data a quel... è rimasto a quell'altra? Ho il timore che sia rimasto alla cara... Yasmin, molto bene, molto molto bene. Vabbè, te lo ricomprerò, certo soldi sprecati. Ok, vieni qua, siediti, scrivi una lettera che dobbiamo farlo per lavoro e poi andiamo all'appuntamento. E dobbiamo sistemare anche casa, che è un disastro. I bambini sono ancora a casa di lei, magari dopo chiamiamo Yasmin per sentire come stanno, se va tutto bene. Insomma, per sapere come stanno i piccoli. Leviamo questo inventario perché deve vedere la lapide, mi sta venendo male. Scrivi una lettera e promuovere la causa, beh lo faremo. Ok, abbiamo fatto questa lettera, adesso il nostro si dovrà cambiare, vediamo i suoi bisogni un attimo, ok, stai più o meno bene, quindi per favore ti cambi d'abito, indossi qualcosa di formale, indossa questo, va bene, ripulisci qua e poi andiamo all'appuntamento a casa del funzionario, insomma, diciamo di chi si occupa dell'eredità. Ragazzi, lui è tanto che girottola, ma non riesce a trovare questo benedetto luogo per l'appuntamento, quindi ha visto questa casetta e decide di bussare per chiedere qualche informazione. Entra pure, bene. Eccola qua la proprietaria, Dahlia, che aveva già non aveva conosciuto, vabbè. Fa la presentazione amichevole con Dahlia. Ciao, scusami, ti sei già seduto, mio caro? Sei un pochino maleducato, cioè un pelo. Vabbè, chiacchiera un attimo, chiediamo della sua giornata. In realtà le starà chiedendo, scusami, io stavo cercando l'ufficio del notaio, tu per caso hai idea di dove sia, qual è, insomma. Ecco, approfittiamo
per promuovere. No, raduna per la causa, maledizione. Mi piace, una bella casetta, la nostra amica. Un po' piccola, ma carina. Insomma, le stanno parlando. E lui con questa ragazza si sta intrattenendo perché per qualche ragione, secondo me, immagino che lei stesse guardando una serie TV che piace anche a lui. Oh, non ci credo, fa lui. Anch'io lo seguo sempre, mi piace tantissimo. Tra l'altro lei è molto carina, l'ho creata io. Eccola qui, Italia. E quindi lui si sta soffermando pure troppo a parlare con questa ragazza. E gli dice, ma fa lei veramente, guarda, io non conosco nessuno perché alla fine non sto qui da tanto, mi sono trasferita qui da poco, per cui non conosco ancora molte persone. Ah, ho capito, quindi... No, aiuto. Perciò che ne diresti allora se ogni tanto, se vuoi, poi possiamo... Insomma, posso farti conoscere un po' meglio Windenburg, possiamo organizzare qualcosa senza secondi fini, fallo per carità. Oh, lei è buona, a differenza dell'altra. E la conversazione tra i due sta andando molto bene, infatti vedete che le cose si dilungano. E le lascerei parlare ancora un po', tanto in realtà da questo tizio... ci andrà subito dopo, fa niente, lui si renderà conto tardi secondo me dell'orario, che insomma è in ritardo, ma parlare con questa ragazza lo sta insomma facendo sentire meglio. Lui magari gli ha anche detto, ma perché bisogna del notaio, spero qualche grossa eredità in arrivo. E lui, purtroppo, non dico grossa, comunque eredità sì, perché purtroppo i miei genitori sono venuti a mancare di recente. Ah, cavolo, mi dispiace. E quindi, insomma, vabbè, stanno parlando. Chiediamo a lei che carriera fa. Cosa fai di lavoro, mia cara Dalia? Zachary ha appreso che Dalia è recensitrice in brattacarte presso Smug Inc. Smug, che mi sa proprio di Vogue. E vabbè, dai, allora a questo punto, a che livello siamo di conoscenza con Dalia? Ah, c'è già un'amicizia, bene. Esprime ammirazione, ringrazia Lampratica e poi la salutiamo. Perché noi dobbiamo andare, insomma, alla... come si dice? All'appuntamento. Chiediamole anche però se ha dei figli. Che non si sa mai qui con l'MCC Command. Ok, non ho figli, benissimo. Bene, Dalia, ti ringrazio. Ah, ho fatto una cosa però. Vabbè, proviamo. Non vorrei fare... Vorrei fare solo scambio numero, ma ovviamente non ce l'ho. E non ho intenzione di farli flirtare. Quindi lui adesso, ragazzi, se ne va. La saluta. E magari... con la promessa di rivedersi. Perché comunque magari un amico in più... A questa Dalia potrebbe fare comodo, visto non è tanto che vive qua. Allora, lui è andato a parlare per l'eredità, ma che eredità? Vabbè, ragazzi, non c'è l'eredità in realtà. Quindi semplicemente loro, lui è andato a parlare insomma, delle cose burocratiche, il funerale e tutto il resto. Adesso Giuliana, lui è un po' che non la vede, ma Giuliana lo tempesta di messaggi per chiedergli di vedersi. E quindi lui ha deciso di incontrarla, abbracciala per salutarla. Sono venuti qua a prendere un gelato. Ehi, ciao, che dici? Come chiedi della spettegola? Magari complimentati per... non lo so, chiediamole della giornata. Chiedi della sua giornata. E poi, ovviamente, possiamo anche cancellare l'accordo con Giuliana. Perché comunque, ragazzi, lui dice... Comunque io credo che sia meglio interromperla qua. Non c'ha più senso che tra me e te ci sia un rapporto di, insomma, che avevamo prima con i miei amanti. Mi ha rovinato la relazione, ma in realtà non è colpa tua. Quella relazione non sarebbe mai dovuta esistere. Perché lui non è mai stato innamorato di lei. Non c'ho promuove la casa, c'ho solo raduna. Vabbè, e quindi lui adesso, facciamo anche quello ufficiale, chiederà di essere solo amici. Ho detto, guarda, io mi sono affezionata a te, Giuliana, però non me la sento di intraprendere una relazione dopo tutto quello che è successo. Non credo sarebbe una buona idea. Io ho due figli piccoli a cui pensare, quindi
E lei, secondo me, comunque è molto comprensiva, dice, no, figurati, lo capisco. E dai, abbracciamola, visto che è stata carina, è comprensiva, abbracciala. Grazie, sei veramente una splendida persona, Giuliana. Allora, visto che abbiamo fatto, diciamo, la parte rognosa, potremmo venire a prenderci un gelato. All'arancia, yogurt alla pesca, alla banana, sorbetto arcobaleno, sorbetto al mango. Compriamo questo. Ok, acquistare, lo abbiamo acquistato. Vediamo se c'è posto all'esterno. Ok, vieni qua. E prendete, anzi, scegliamo la cos'era questo? Yogurt alla banana, quindi scegliamo la guarnizione. Ci mettiamo magari fette di banana, mi sembra ci stiano bene. E la decorazione, panna montata, ragazzi, ci sta sempre bene. Sì, panna montata. E prendetevi un cono insieme e vi sederete qui. E parlate un pochino, dai, lamentati del tempo nuvoloso, io non ce lo vedo. Potevi stare a sedere anche lì, non faceva niente. Questo lo rinfiliamo nell'inventario, così ce lo portiamo via. E chiacchierate. Salim. Eh sì, grazie Salim che ci fa le condoglianze. Poi sarebbe carino domani portarci anche i gemelli quando saranno più grandi. Aiuta a recuperare una cattiva relazione con Yasmin? No, non credo. Anche lui aiuterebbe. Impara a conoscere. Poi sono 17:03. E potrebbe, appena finito l'incontro, magari andare a pescare con i suoi amici e fare un raduno del club, perché comunque va fatto. In tutto ciò vediamo le amicizie, cerchiamo di stringere più amicizia con qualcun altro. Con lui sta andando malissimo, bene, non so perché ce l'ha con lui. Quindi dai, invio un sms, invio un sms anche a lui e anche a Brent. Ok, direi che possiamo salutare Giuliana, che mi è sparita, ma non credo che tanto ci sia il rivederci, non c'è mai, per cui no, infatti. Ok, facciamo finta che l'abbia salutata e noi ce ne andiamo, ragazzi, a fare il raduno del club settimanale, che è sabato, quindi dobbiamo assolutamente andare. Oh, siamo venuti a Osi Springs e sta nevicando. Molto bene, non credevo. Allora, venite a pescare insieme, vai a pesca insieme. Così abbiamo fatto il nostro raduno settimanale del club. Lui, visto che non ha i bambini, ne approfitta per svagarsi un attimo, per divertirsi. Però bello Osi Springs mentre nevica. Bella, tra l'altro mi piace molto anche questa foto, gliela devo fare. Ok, andiamo. E peschiamo sotto la neve a Osi Springs, ragazzi, roba da chiodi. Lui è triste, è un po' bacchiato. Perché? Che è successo? Belli, tutti invernali, hanno tutti freddo, giustamente. Dov'è Jay? Qui c'è Salim. Bo Arunbida. Bob. Raj. Ma dov'è Jay? Non ne ho idea, ragazzi, mi sono persa Jay. Oh, abbiamo preso un pesciolino, bravissimo. Lo faccio pescare ancora un po', poi magari, visto che siamo al bowling, potrebbero anche farsi una partita di bowling, perché no? Ragazzi, direi che la pesca sta andando bene. Pesce osseo, bello, ciprinide. E il pesce combattente, tra l'altro il pesce osseo, fantastico, perché è solo la lisca. È raro, tra l'altro, e vale 41. Vendiamo questi. Vieni, usarlo per catturarne altri, bene, facciamolo. Quindi pesca con l'esca ciprinide. Proviamo a vedere se migliora qualcosa. Oh, c'è anche una notte single, ragazzi. Summer ci sta invitando a cena, ma lui non credo sia dell'umore, quindi annulliamo. Abbiamo preso un giocattolo, vabbè, lo possiamo regalare ai bambini. Con la ciprinide abbiamo preso robot, vabbè. Ma in realtà lo posso vendere, che costa 285 simoleon, vai, ciaone. Volevo vedere se potevo comprare qualche cosa, 103 punti.
club popolare. Sì, dai, facciamo un club popolare, mi piace. The Sanpei Boys è un club popolare. Bene, direi che ragazzi possiamo anche dire basta con la pesca, hai pescato abbastanza. E possiamo, ragion per cui, terminare anche il raduno. Mentre in bagno, ragazzi, lui riceve un messaggio da Talia che gli chiede cosa sta facendo, insomma, le classiche cose, fa conversazione. Ma lui viene in mente che potrebbe essere carino se chiedesse a Dahlia di venire qua e magari potrebbero fare una partita bowling. Quindi proviamo a invitarla e vediamo se Dahlia viene. Ah, credo che abbia già detto di sì. Sì, infatti, ha già detto di sì. È arrivata Dahlia? No, questa è Anissa. Non è Dahlia. Qui c'è uno sdoppiamento, ragazzi, imbarazzante. Dov'è Dahlia in tutto ciò? Oh, eccola! Ma che carina! No, che spaventa. Amichevole, abbracciala per salutarla. Ehi, ciao Dahlia, che bello vederti. Che ne dici? Ci facciamo una partitina? Sì, però voglio immortalare il mio primo, uno dei miei primi amici qua, che poi in realtà non sarà il primo, però. Seleziona una boccia da bowling. Questa ragazza è la prima volta che l'ho noto. Vabbè, prepara una bevanda. No, scusami, ordinala. No, non la possiamo ordinare. Vabbè, venite a giocare, dai, magari. Gioca a bowling. Facciamo 3 frame perché non la voglio troppo lunga. Dai, andate a giocare. Ora stanno chiacchierando. Dopo magari vi bevete anche qualcosa. Mio Dio, da fare del restyling un po' a tutti qua. Ragazzi, mi è sparita Dahlia. Ah no, è ancora il turno di lui. Che non sta andando molto bene. Non ne hai preso nemmeno uno. Complimenti, sei bravissimo. Sì, qui c'è gente strana da fare makeover, ragazza, tutta randa. Ma non ho voglia di farne adesso, quindi dai. Gioca. Non fare il figo. Però complimenti, hai fatto strike. Non me l'aspettavo, mi ha sorpreso. Dov'è Dahlia? Perché stiamo giocando da soli praticamente. Dahlia dov'è? Cioè, se n'è andata Dahlia, quindi stiamo giocando da soli come dei cretini. Va molto bene, direi che è molto molto bene. Molto bene. Andiamocene a casa, va che è meglio. No, guardate questo. No, signore. Ragazzi, siamo arrivati a casa. Vieni qui, gioca con il cuccioli. Dov'è il gatto? Che lo sento miagolare, ma non lo vedo. Eccolo qua. Accarezza anche il micio. Poi sistemi un attimo la casa, però. Aggiungi il panno all'asciugatrice, fa una nuova lavatrice. E ragazzi, io per oggi chiuderei qui l'episodio. Un episodio, non lo so, spero che vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciarmi un commento o un like qua sotto per sapere cosa ne pensate. Vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le mie novità. E io vi mando un grosso bacio e vedo appuntamento per la prossima volta con un nuovo episodio della Zodiac Challenge. Sub-sul!